Questo programma è offerto da Impanati Amadori Birbe, Bonduel, Citterio, Crick Croc, Pasta all'uovo Granoro, Caffè Espresso, Martini, autore di sapori, Panificio Biscottificio Casal Novese, Rovagnati, Forno Tibollo, Siciliani, industria lavorazione carne. Bentornati a Sfida ai Fornelli, ancora una puntata in cui si parlerà di Monti Dauni, perché i nostri ospiti provengono da Celenza Valfortore, un paese bellissimo proprio ai confini tra la Puglia e il Molise, ma pugliese. Parleremo anche di Molise, vedrete che ci sono dei prodotti molisani, ma io non vi anticipo nulla. Vi ricordo che la nostra sfida è tra un VIP ed un cliente di uno dei 19 supermercati Convi dislocati tra Foggia e provincia. Se vince quest'ultimo, questo è il buono spesa da 100 euro da spendere nei punti vendita. Se per caso dovesse vincere il VIP, potrà dare in beneficenza 100 euro in buono spesa ad un'associazione, ad una famiglia bisognosa a sua scelta. Che arrivi il primo concorrente. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. In questo numero parliamo di cucina con le ultime ricette invernali, polenta con seppioline, salute, tempo di allergie. Chiedi consiglio in farmacia. Per il tempo libero, un'escursione all'Oasi Lago Salso, un posto speciale. E per la festa del papà, come la festeggi? E ancora, spazio motori, consigli utili per la vostra auto. E in più gossip, news e attualità, eventi, sagre, mostre, spettacoli nella nostra provincia e non solo, programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora, solo su Convi Magazine. Benvenuto Massimo Venditti. Eccoci, primo qua. Cittadino di Celenza. Ciao. Valfortore, benvenuto. Oh, ha fatto ecco la spesa. Ecco qua la mia spesa. Allora, vediamo il sindaco, voi siete abituati a vederlo in veste istituzionale, però adesso lo vedrete in un'altra veste, innanzitutto con il grembiulino e certo. Poi in veste da massaia, perché la massaia solitamente fa la spesa, non è vero, invece la spesa la fanno un pochino tutti. Un poco tutti. Sì. Vediamo che cosa ha comprato, vediamo. Ecco innanzitutto qua. Lo scontrino. Ecco lo scontrino. Eccolo qua, allora 3,89 euro ha speso, allora, quindi abbiamo è assolutamente... La pasta, la pasta, eccola qua, le farfalle, facciamole vedere. Abbiamo preso la zucca. La zucca. Eccola qui, e ancora periodo di zucca, c'è zucca il buona. Gorgonzola al mascarpone. Ed eccola qua, c'è anche il gorgonzola al mascarpone. Cosa farà? Una cipolla. Basta così, pochi ingredienti, un piatto semplice. Andiamo a vedere che cosa ci cucinerà Massimo Venditti. Allora Massimo, cosa ci cucini oggi? Allora, oggi prepariamo farfalle con zucca e gorgonzola. Gli ingredienti sono olio, cipolla, un po' di pepe, un pezzettino piccolo di dadi. Benissimo, questa è una ricetta di tua invenzione o che hai preso da qualcuno? Da mia moglie, l'abbiamo copiata in un ristorante, l'abbiamo riportata a casa e vedo che funziona, me la ripete spesso. Quindi... Moglie che salutiamo. Salutiamo Loretta, certo. La saluto anch'io, simpaticissima, una persona molto in gamba. Grazie. La ricorderò sempre per questa cosa, è molto, molto in gamba. Allora iniziamo a lavorare. Nel frattempo, mentre tu ci spieghi come si prepara questo piatto, parliamo un po' del tuo paese. Certo. Ecco, Celenza Valfortore. Paese al confine, diciamo, tra la Puglia e Molise, certo, ci divide il lago, siamo di fronte a Celenza, c'è Macchia che è già territorio molisano, quindi siamo proprio ai confini. Siete proprio, ecco, però comunque Monti Dauni, grande rispetto per le tradizioni dei Monti Dauni, tra cui quelle culinarie, ecco, si mangia a Celenza, ma fortuna, si mangia bene.
si mangia molto bene. Benissimo, si vede, diciamo. Sì, vabbè, anch'io che non sono di Eccellenza, si vede, però io sono diventato così perché sono andato a Eccellenza. Ecco, quali sono i piatti tipici di Eccellenza? Sicuramente. Allora, sicuramente non è questo. Ecco. Il piatto tipico di Eccellenza sono i cavatelli con la salsiccia, con i maiali che vengono cresciuti ed allevati proprio dai eccellenzani. E c'è questa usanza che nel periodo dopo Natale, diciamo da Santo Stefano in poi, c'è questa macellazione dei maiali e quindi si fanno gli insaccati. Molto buoni. Sì, molto buoni. Quindi, con i cavatelli. E invitiamo la gente a venirci a trovare, naturalmente. Oltre ai cavatelli con la salsiccia, abbiamo un altro piatto tipico che è il pancotto, detto cavicchiata, che viene fatta con delle erbe campestre, della pancetta, e ci si mette del peperoncino proprio tutto intero fritto precedentemente, che deve dare quel senso di croccante. Quindi diciamo, questa è la peculiarità rispetto al pancotto quello foggiano, magari. Quindi c'è questo peperoncino fritto. Anche perché Eccellenza non è proprio sul livello del mare, è in collina, sì, 480 metri, quindi fa più fresco, si sta bene. Cosa molto importante che io dico sempre quando si parla di Monti Dauni: andate a visitare i Monti Dauni, ma non soltanto d'estate, perché d'estate è sicuramente bellissimo, ci sono dei paesaggi fantastici. Provate ad andarci d'inverno, è ancora più bello. Ecco. E poi nell'ottica di una destagionalizzazione ci sono tante cose che si possono fare a Eccellenza, ci sono tanti percorsi che si possono fare anche in autunno, d'inverno, c'è il lago lì vicino, insomma. Facciamolo questo spot a Eccellenza. Perché visitare Eccellenza? Allora, Eccellenza è un paese che racchiude tanta storia, abbiamo tanti monumenti storici da visitare, ma soprattutto il territorio. Abbiamo un territorio integro, non è invaso da paleoliche, quindi a noi è rimasto ancora un territorio originale, così come l'ha fatto nostro Signore. Questa è una rarità. È una rarità oggigiorno. E poi abbiamo il lago, che in questo periodo proprio è pieno, c'ha parecchi milioni di metri cubi d'acqua e quindi è molto bello da visitare. E poi il bosco. Nel bosco abbiamo anche una casa che in questo momento è in affitto alla provincia, che ospita degli animali imbalsamati, che lo usiamo come tipo masserie didattiche, diciamo, che i bambini possono andare a visitare. Molto bello pure da... E stiamo appunto pensando di progettare un percorso con la mountain bike per il nostro bosco, con dei sentieri ben segnalati. Insomma. Per quest'estate ci riuscirete? Penso di sì. Ah, penso questa è una cosa buona. Sì. Nel frattempo, questa è sempre una trasmissione di cucina, spieghiamo che cosa sta succedendo, cosa bolle in pentola. Sì, allora. Abbiamo messo prima la cipolla a soffriggere, l'abbiamo fatta appena arrotolare e poi ci ho messo la zucca. La zucca, adesso tagliata a cubetti. A cubetti, sì. Ci vorrà un po' di tempo che la zucca, che c'era un po' dell'acqua, si cuocerà anche con l'acqua contenuta dentro la zucca. Certo, dopo che la zucca è composta quasi diciamo così, all'80-90% di acqua. D'acqua, no? Certo, ecco. Sì. E comunque rimane un piatto leggero e molto delicato, col contrasto poi che andremo a fare col gorgonzola. Gorgonzola al mascarpone. Lo metterò un pochettino adesso qui dopo, appena sarà pronta la zucca. E poi dopo lo andrò col piatto, quando andremo a impiattare la pasta, lo devo far cadere a fiocchi, che dà quel sapore un po' si deve sciogliere sulla pasta calda. Certo. Per voi di Eccellenza è forse più agevole raggiungere il Molise per molte commissioni, diciamo così. Parliamo di una piaga, ecco, le strade. Oh, voi vi state battendo da tanto tempo per le strade. Ma che ci vuole voi alla fine a fare le strade? Perché siete in un certo senso abbandonati? Allora, le strade, se ci riferiamo a quelle provinciali... A quelle provinciali, ovviamente. Adesso qualcosa si sta muovendo. Abbiamo sulla strada provinciale 1, dal chilometro 1 fino al 23, che i lavori sono incominciati, però vanno a rilento. Lì ci sono un po' di problemi con patto di stabilità e quant'altro, però piano piano già si può notare adesso un netto miglioramento. La piaga però che rimane per raggiungere i grandi centri come Foggia, come Campobasso, sono le strade statali, che versano in altrettante condizioni peggiori, perché piene di buca, e anzi in questo periodo siamo stati invitati noi di Eccellenza dai comuni limitrofi a protestare proprio per la statale 17 e la 645, la 17 che porta verso Foggia e la 645 che va verso Campobasso. Allora,
La zucca non è ancora proprio cotta, no, quali sono le prossime operazioni? Quindi la pasta adesso ovviamente. La pasta, adesso ci mettiamo un pochettino di sale. Sì. Ecco qui. Ecco qua. E ci mettiamo un poco di pepe. Un poco di pepe, quindi all'inizio, in cottura, all'inizio, non sì. A fine cottura. Questi sono i trucchi che noi dobbiamo imparare dal sindaco di Cialenza, perché dobbiamo cercare di imitarlo, di imitarlo. Abbiamo inserito il mascarpone, il gorgonzola mascarpone, adesso scoliamo la pasta. Ecco la pasta è pronta, le farfalle. Come mai le farfalle? E sposano meglio perché le farfalle riescono a trattenere di più il condimento. Quindi... Ah, ecco, ecco. Però non è detto, chi piace, non so, le pennette, si possono fare con tutti i tipi di pasta. Però, diciamo, ecco. Più indicato sono appunto le farfalle perché, ecco qua. Benissimo, benissimo. Vediamo se il sindaco sa spadellare. No, tanto, ci provo. Nemmeno io, non ci riesco mai. Preferisco fare con il cucchiaio, ecco, amalgamare qua. Bene così. Poi ci faremo insegnare, perché in giuria, anche questa volta, ci sono i ragazzi dell'Einaudi, dell'alberghiero sì. Di Torre di Lama, poi ci faremo insegnare come si spadella. L'altra volta ho provato, ma ho buttato tutto a terra, niente da fare. Non conviene, facciamolo fare a loro, diciamo. Esatto, esatto. Allora, siamo... quasi pronti per impiattare, suppongo, vero sì, sindaco? Sì, sì. Allora, come la chiamiamo questa ricetta? La chiamiamo farfalle alla cielenzana. Alla cielenzana? Eh sì, ah. Va bene. Farfalle venditti. Venditti, dai. Allora. Ok. Siamo pronti. Pronto. Ecco qua, questo lo inseriamo, abbiamo detto, a fine sì. Cottura. Sembra invitante, l'odore è sicuramente invitante. Vero. Poi vedremo cosa diranno i nostri giurati. Allora. Ok. Metto qua. Mettiamo qua. Possiamo impiattare. Però a casa non cucina soltanto tua moglie? No, cucina sempre mia moglie. Sì. Diciamo io qualche volta, ma quando magari è malata e non può cucinare, allora... Però ci sai fare, bisogna dirlo. Vabbè. Si vede che c'è la passione. Allora, va bene così. No, ci metto un po' di zucca. Un po' ecco di zucca. Qua. Perfetto. Poi, per dare piatto finito, tocco finale, ci si mette un po' di gorgonzola, questo qui, bello fresco sopra. Ecco qui. Il sapore è sicuramente diverso da quello fresco e quello cotto, no? Sì. Quando lo prendi con la pasta, dà proprio un senso di freschezza, di sposa bene proprio con la zucca. Sì, è vero. Eccolo qui. Ecco qua. Questa, anche la coreografia vuole la sua parte. Sono... Benissimo. Ecco, il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Una spolveratina di pepe finale o no? No, meglio di no. Quindi meglio di sempre no. In cottura. Sempre in cottura. Capire. Benissimo, ecco il piatto del sindaco di Cialenza, Massimo Venditti. La parola ai giurati e adesso tocca all'ospitante. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra.
انا عندي ظروف ودي ودي مطروف انا عندي ظروف ودي ودي مطروف وقلبي بك Benvenuto Michele Candeloro, giovanissimo concorrente, forse il più giovane, forse il più giovane, d'Eccellenza tra l'altro. Sì, d'Eccellenza. Quindi oggi sfiderai il tuo sindaco. Sì, più o meno sì. Lo sai, questa è un'arma a doppio taglio, Può essere un'arma a doppio taglio, può essere anche compresa come una sfida. Lo vedo troppo sicuro, secondo me è proprio bravo. Vediamo cosa hai comprato. Allora, innanzitutto vediamo lo scontrino. Certamente. 4,77 euro, quindi fantastico. Ho comprato il prosciutto cotto. Allora, ha comprato prosciutto cotto Rovagnati, eccolo qui. Lo facciamo vedere e lo mettiamo in primo piano. La pasta Granoro, sono pennette. Sì. Benissimo. La margarina, eccola qui, la facciamo vedere. La panna del giudice, quindi sempre... È tutto nostrano, no? Perché del giudice è molisano, quindi sì, tu sei qui, sei vicinissimo al Molise, sì. Benissimo, del giudice. I pomodorini, quelli sono proprio nostri, anche se non è ancora il periodo vero e proprio. Benissimo, quindi pennette, margarina, panna, prosciutto cotto e pomodorini. Cosa ci preparerà? Lo vedremo tra pochissimo. Bene, cosa ci preparerai oggi? Allora, oggi vi preparerò, o almeno ci proverò, a preparare le pennette alla vodka. Pennette alla vodka, che non è proprio un piatto di Eccellenza Valfortore. No, non è un piatto di Eccellenza Valfortore, però è un piatto che comunque, nonostante sia stato usato molto negli anni Ottanta, è ancora di moda, diciamo. Poco, ma è di moda. Vediamo come inizia la preparazione. Innanzitutto, la prima cosa che faccio è salare l'acqua, perché sennò... Assolutamente. Prepari spesso queste pennette alla vodka? Spesso no, le preparo ogni tanto. Sono un po' la tua arma. Perché lui ha la faccia da marpione, eh? No, non più tanto. Se dice no, vuol dire che ce l'ha, Non più tanto. Qual è la tua arma, diciamo, dai. Cucinare, eccolo qua. Sarà veramente filo da torcere al sindaco. Ci proviamo. Vediamo. Allora, la margarina. La margarina. Sì. Margarina, quindi ce ne vuole parecchia. Ce vuole quasi una confezione. Ecco qui, la mettiamo a sciogliere. Se si scioglie. Quindi margarina, perché margarina e non burro? Allora, sinceramente, perché sulla ricetta c'era scritto margarina. Ah, ecco, quindi ecco. Non è mai provato sempre una variante? Ho provato con l'olio, solo che con l'olio è più difficile da sfumare la vodka. Ah, ecco. Va bene. Questa è una ricetta che hai preso, ti hanno allora, suggerito? Allora, la ricetta l'ho presa da un mio carissimo amico che fa lo chef. Ah. Che appunto ci aveva parlato di queste pennette alla vodka, proviamole. E da allora abbiamo iniziato con questo vizio delle pennette alla vodka, perché sono molto buone, sono veloci, abbastanza veloci da fare, sono semplici. E non costano loro effetto, e non costano loro molto effetto. Soprattutto. Senti, tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Io ho 23 anni. 23 devo anni, devo compierne 24, ho uno studio tecnico. Ah, ecco. Sono un geometra abilitato, ah, sono due anni che ho lo studio tecnico. Quanti anni?
Due anni, quindi sì, proprio ha iniziato giovanissimo. Sì. Ah, fantastico, oh, questa è una cosa bella. Guardate, questa è una cosa che si può fare a eccellenza, è una cosa importante nei paesi, si può, non si deve necessariamente fuggire, ci si può ingegnare, non sarà facilissimo, immagino, perché bisognerà fare un po' di sacrifici, però il fatto di rimanere a casa è una cosa importante. Vivi con i tuoi? Vivo con i miei. Oh, e cucini per i tuoi? Mi capita. Ecco qui. Io l'ho detto, questa è la Marpione, avevo ragione. Però preferisco più cucinare per gli amici. Per gli amici, vabbè, è anche giusto. Nel frattempo hai messo Ho messo il prosciutto cotto. Il prosciutto cotto a cubetti. Che era già tagliato a cubetti. Oh, ecco qui. C'è stato anche un accenno di flambè, eh? C'è stato. Però ancora non c'è la vodka. Ancora non c'è la vodka. Vedremo. L'acqua bolle? L'acqua ancora non bolle. Ancora non bolle, appena bollirà ci sarà ovviamente l'inserimento della pasta. Quindi quali sono le altre operazioni? Tra poco dovremmo versare la panna, la passata o i pomodori, la panna, e dopo prima di versare la panna dobbiamo fare un attimino sfumare, se ci riusciamo. La che non è facile. Dobbiamo riuscire, perché e non sennò è facile. Altri cambiano canale, vedono la Clerici, invece no, devono vedere noi. Guardate che bel composto, Sì, intanto hai saputo lavorare bene, c'è stato anche un accenno di flambè. Com'è la pasta? È quasi pronta, è ben salata? Abbastanza. Ok. Vuoi lanciare un messaggio qui al tuo sindaco? Sinceramente non so cosa dirgli, perché fino ad ora si è comportato bene da sindaco, quindi sta pensando nei giovani, sta pensando un po' a tutti. Anche se comunque sono risultati che non si vedono nell'immediato, ma si vedono comunque un pochino con il passare del tempo. Certo. Quindi l'unico messaggio che gli posso dire è quello di continuare così, perché sta facendo del bene per eccellenza. E soprattutto di fregarsene delle chiacchiere, perché chiacchiere questo sono fatte da chi sicuro. Non ha niente da fare. Ecco, una cosa fondamentale, e fortunatamente voi avete un sindaco che si comporta bene, è rispondere al telefono. Guardate, sì. Ci sono dei sindaci di paesini piccolissimi che sono convinti di essere Rudolph Giuliani, okay, quando era sindaco di New York. Con permesso? Prego. Non rispondono mai al telefono. Per noi giornalisti è fondamentale poter chiamare e poter ricevere la giusta informazione. Il sindaco di Celenza è uno di quelli che sa dare la giusta informazione, perché innanzitutto è molto preparato, ma soprattutto risponde al telefono, che è un requisito fondamentale. Non bisogna creare una sorta di distacco tra l'istituzione e il cittadino, e a Celenza forse questa è l'arma vincente, sei d'accordo? Sì, anche perché comunque il sindaco è una persona che sta molto nelle piazze, sta molto a contatto con le persone in sé per sé, quindi è disponibile, anzi forse è fin troppo disponibile. Fin troppo disponibile. E uno lo riesce a trovare tranquillamente al bar a prendere il caffè, a differenza dei comuni grandi dove per trovare il sindaco è praticamente impossibile. Esatto, anche in comune molte volte, nella città grande. Soprattutto in comune. Va bene. Allora, perché hai isolato? Provare a dare un tocco al piatto. Io ve l'ho detto che era bravo, eh? Io ve l'ho detto, benissimo. Oh, allora, questa operazione di mantecatura sta per terminare, sì, l'esecuzione del tuo piatto. Sì, anche se è stata fatta a fuoco spento, che giustamente ancora bolliva. Ah, ecco. Benissimo. Proviamo. Guardate, sa spadellare, oh, fantastico. Allora, vediamo come impiatta. Questo ho imparato sempre dal tuo amico chef? No. Non so se dire sì o no, perché può essere una delusione il piatto, oppure può essere... Vabbè, lui è uno chef. Lui ci è ha provato, almeno ha provato a insegnarmi come fare questa pasta. Come si chiama? Salutiamolo. Domenico si chiama. Oh, Domenico, bravo. Comunque allora, hai insegnato bene. Allora, un ultimo tocco di vodka, giusto un pochino sul piatto. Ah, ecco. Non molta. Va bene. Eccoci qua. Il piatto qua è pronto? Lo mostriamo? Il piatto è questo.
Ed eccolo qui, ecco il piatto, la parola alla giuria. Ed eccoci al momento del verdetto finale. Guardate, c'è sempre più gente qui in questa trasmissione che ormai sta avendo un successo strepitoso. Vi ricordo televisione@convi.it se volete partecipare. Presentiamoli, partiamo da loro che... Allora, mentre i due sponsor hanno già assaggiato, più o meno si sono fatti un'idea, loro devono ancora assaggiare. Il professor Gianfranco Ciavarella dell'alberghiero dell'Einaudi di Torre di Lama. Benvenuto, benvenuto. Poi c'è al centro... beato fra le donne, Davide Delli Carri, sono tutti studenti ovviamente, Angela Ricci e Alessandra Pilone, benvenuti, potete iniziare ad assaggiare, poi ci direte chi vincerà. Allora, presentiamo innanzitutto Marco D'Urso che rappresenta la Rovagnati e Pierluigi Evangelista che rappresenta la Del Giudice. Iniziamo con Rovagnati. Allora, un piatto in cui si è utilizzato il prosciutto cotto. Perché scegliere Rovagnati? Rovagnati perché la selezione delle carni è alla base, la passione che ci mette l'azienda e il padron che oramai non c'è più, e comunque continua la tradizione nella ricerca sempre di nuove tecnologie per produrre un prosciutto cotto di qualità. E quello dipende da tanti fattori. Ecco, perché c'è prosciutto, però sì, quello di sì, qualità. Sì. Basta una curiosità, prosciutto, guardare un suino e un prosciutto cotto che è un prodotto sia un finito, si vede che non ha nessuna attinenza con quello, perché cambia nella forma, certo. Quindi non ha il segreto è proprio nella cottura. Esatto. Cioè il prosciutto viene proprio cotto. Certo. E in questo procedimento le biodinamiche vanno a sfaldare la coscia e le carni, però poi c'è un processo produttivo che lo va a ricompattare, che si chiama formatura. E è molto attenta l'azienda anche su piccole particolari. Se non ha la forma, non è uguale a quelli che sono gli standard qualitativi da parte dell'azienda, il prodotto viene scartato. Oh, questo è molto importante, riutilizzato, viene scartato. Esatto, viene scartato direttamente. Quindi una semplice differenza di forma già lo viene scartato a vista. E questo è molto importante. Pierluigi Evangelista, dal Molise, ma diciamo che Termoli è praticamente ormai quasi terra nostra, no? Siamo molto vicini, parliamo di Del Giudice. Io devo far vedere una cosa. Allora, questa bottiglia qui, perché la facciamo vedere? Perché questo involucro sì, è realizzato col mais. Infatti, viene proprio dalla terra, è un involucro realizzato col mais, è la prima esperienza in Europa, pensate un po', di latte fresco pastorizzato da agricoltura biologica, tra l'altro il latte, allevamento pugliese, e bottiglia in mais, bottiglia che anche lei viene dalla terra. Certo. La prima esperienza dal 1 giugno 2013, prima esperienza in Europa, che sta dando una grande soddisfazione e apprezzato sempre più questo prodotto, non solo il prodotto, ripetiamolo ancora, anche l'involucro. È il primo lancio, ma sicuramente l'azienda, vedrete già nei mesi prossimi, anche interessata ad altri prodotti. Ad esempio, sempre lì su abbiamo il latte delattosato, anche questo a breve sarà inserito nella bottiglia di mais. Latte delattosato fresco pastorizzato, mentre in commercio troviamo dei latti ad alta pastorizzazione a lunga scadenza delattosati, anche questa è una prima esperienza italiana di latte fresco. Ma perché questo concetto del fresco? Perché lo spirito aziendale è quello di essere effettivamente vicino al consumatore con un prodotto che in fondo proviene dallo stesso territorio dove vendiamo. Noi raccogliamo in Abruzzo, Molise, Puglia il latte e rivendiamo
principalmente Abruzzo, Molise e Puglia, in modo da avere una filiera corta che però dia anche garanzia di salubrità, tant'è che lo stabilimento tratta con i guanti bianchi il prodotto e poi subito al mattino dopo andiamo con i prodotti freschissimi in commercio. Per noi fare azienda è anche etica, anzitutto rispetto del territorio è fondamentale, tant'è che tra l'altro ospitiamo le scuole di Abruzzo, Molise e Puglia tutti i giorni, più di 4.000 studenti l'anno, con i quali parliamo di ambiente, di nutrizione, parliamo di percorsi salutistici, ad esempio sull'ambiente, ecco un'altra chicca importante è che l'azienda usa al 100% energia che viene da fonti rinnovabili, energia eolica, energia solare, 100% di tutto ciò che si utilizza come energia. Dunque fare azienda oggi è anzitutto etica, essere vicino al territorio, valorizzare le produzioni locali in modo tale poi da dare un prodotto che piace anche ma che comunque provenga dal territorio. Anche perché il consumatore adesso non è più come una volta, adesso controlla, il consumatore è forse il primo controllore, quindi bisogna adeguarsi, no? Bisogna dargli un prodotto sicuro, un prodotto che viaggi poco, questa è una cosa importante, viaggia poco perché dal Molise arriva nelle regioni limitrofe e noi siamo proprio attaccati al Molise, un prodotto salutare. Ecco, benissimo. Sicuro e salutare. Giustissimo. Siamo anche felici di aver collaborato in questa iniziativa proprio per dimostrare l'utilizzo effettivamente che può avere un prodotto che spazia non solo dal cittadino in quanto tale, consumatore in quanto tale, ma anche la gastronomia più organizzata. Certo. E questo comunque è un valido esempio di oggi. E a proposito di gastronomia organizzata, chiedo scusa del passo, professore, benvenuto ancora una volta, l'Istituto Einaudi è protagonista di queste puntate di Sfida ai Fornelli. Allora, voi avete assaggiato questi piatti, vi siete fatti più o meno un'idea, però noi vogliamo sapere, perché la gente vuole sapere il vincitore, chi sarà. Allora, innanzitutto, come avete trovato questi piatti? Allora, noi abbiamo trovato questi piatti, naturalmente dei piatti buoni, molto interessante, più uno sull'altro, vi dirò fra poco quale. Interessante sia per le tecniche di cottura che sono state azzeccate, per cui sì, portate a buon termine, sia perché la sapidità era giusta, non era indietro né troppo avanti, poi perché c'erano le cose più importanti, perché è stato un piatto, cioè le consistenze adeguate al piatto stesso, e quindi noi pensiamo di aver individuato il piatto migliore, se allora, vuoi. Prima di dire una parola per l'istituto. Allora, qui c'è un ragazzo che fa il cuoco e poi ci sono due ragazze con una divisa diversa. L'accoglienza, quanto è importante non solo parlare di enogastronomia, ma parlare di accoglienza, e all'Einaudi ne sapete qualcosa? Assolutamente sì, l'accoglienza intanto è il carattere distintivo che deve esserci oggi assolutamente in tutte le strutture che sono appunto strutture di accoglienza, che siano alberghi, che siano ristoranti, che siano appunto dei bar, ad esempio, anziché qualsiasi struttura ricettiva. L'educazione sembra scontato, ma non lo è affatto. Deve essere la caratteristica fondamentale, la prima cosa importante da fare. E poi questi ragazzi devono costruirci sopra un mestiere che parte appunto da questo minimo comune denominatore a seconda delle discipline che fanno, e poi deve attraversare tutto un sapere che si deve confrontare, per esempio, come è capitato stamattina, con dei prodotti che siano dei prodotti genuini, che siano dei prodotti trattati bene, che siano dei prodotti trasformati bene e messi a disposizione delle persone che arrivano da noi, è vero, nella maniera più gentile possibile. Benissimo, allora vogliamo proprio un verdetto secco. Quale dei due piatti ha vinto? Per noi ha vinto senza dubbio il piatto con la zucca e il gorgonzola. Ci è sembrato un piatto un po' più inventivo e meglio azzeccato nei contrasti e nella sapidità. Ora, ovviamente erano d'accordo tutti quanti, perché loro l'hanno assaggiato prima dell'intervista per motivi tecnici. Benissimo, quindi decretiamo il vincitore, anzi li facciamo arrivare tutti e due, siamo un po' stretti ma non fa niente, complimenti a tutti e due. Grazie. Il sindaco di Cenenza Valfortore, Massimo Venditti, ha vinto ufficialmente questa puntata di Sfida ai Fornelli. Complimenti anche a Michele. Allora, dacci un tuo pensiero.
Sono da assaggiare. Sono da assaggiare. Sono da assaggiare. È vero, anche secondo me erano buonissimi tutti e due, però bisogna decretare un vincitore. Certo. Benissimo, sindaco. Allora, questo lo dà direttamente il professore a lei e il buono spesa da 100 euro. Lei è un VIP, quindi a chi vuole... Grazie, grazie. A chi vuole darlo in beneficenza? Lo aggiungerò, questo buono spesa, al banco alimentare che ogni mese noi abbiamo sul comune, quindi lo diamo a famiglie bisognose. A una di loro che magari sorteggerò, gli darò il buono spesa. Benissimo, allora ha vinto Celenza, anche in questa puntata ha vinto Celenza, ha vinto la solidarietà. Noi ringraziamo Rovagnati, ringraziamo Del Giudice, ringraziamo Leinaudi, ovviamente lo ritroveremo anche nelle prossime puntate. Grazie a Michele, grazie al sindaco, grazie di Celenza e a tutti i celenzani. Ricordatevi, andate a visitare i paesi dei Monti Dauni, soprattutto Celenza, perché l'ospitalità è di casa. Vi buona aspettiamo. Giornata. Salve. Grazie.